Ciao e buona domenica. Terzo video, sì, terzo video sui saldi di gennaio. Per fortuna finalmente gennaio è finito, è durato 114 mesi e questo è il terzo video. Io su Instagram avevo fatto sondaggio, come al solito avevo proposto di fare due video separati perché ho prevalentemente CA e CA B. Ho proposto appunto di fare due video separati. La maggioranza ha votato per un video unico, quindi eccovelo qua, cuccatevelo. E chi non ha votato in modo diverso, subirà le conseguenze, subirà le decisioni della maggioranza. Allora, spiego un attimo. Sarà un video lungo, come si sarà capito. E allora, sono andata da CA sabato scorso, domenica, sabato. Che, come avevo detto appunto nell'haul precedente, sono andata a cambiare le tre cose che ho preso, le ho cambiate tutte e tre, e ho preso un sacchetto di roba in cambio perché quel giorno lì c'era l'ulteriore 50% su tutti i saldi, e quindi c'è panico perché per arrivare alla cifra ho dovuto fare dei calcoli astronomici, perché appunto essendo poi diviso tutto a metà. Vabbè, insomma, la matematica non è il mio forte, quindi auguri, cioè sono stata tutta mattina a girare. Poi, non contenta, siccome avevo provato delle cose che però non ho preso perché la mia taglia non c'era, non ero convinta, ho fatto anche un ordine. Questa è la scatola, ho fatto anche l'ordine online. E questo capitolo CA. Capitolo CA B. Ho fatto un mega ordine online, ma tipo mega 200 euro di roba. Perché lo ricordo, o per chi è qui per la prima volta, ciao, benvenuta. E Chiavi ha questa cosa meravigliosa che si chiama la e-prenotazione, che non è il click and collect che fanno tanti, tipo Zara lo fa, H&M, che cioè tu ordini invece di farti mandare il pacco a casa, te lo fai mandare in negozio così vai a ritirarlo con comodo. Loro, mica tanto furbi secondo me, cioè comodissimo per gente come me, cioè il trona come me, però per loro non so quanto sia conveniente, praticamente ti fanno fare l'ordine, tu non lo paghi in anticipo, arriva in negozio provi, valuti, guardi e paghi solo quello che effettivamente compri, che per me è una comodità assoluta, per loro non so quanto sia conveniente, anche perché ultimamente sono stati abbastanza disastrosi questi ordini, cioè della serie che di tutto quello che ho ordinato ho preso sia sì, no due cose. E vabbè, questo è il sacchettone comunque di Chiavi. Aiuto. Allora, ci sono anche due cose che ho preso dai cinesi che volevo far vedere, quindi partiamo con quelle così me le cavo dalle scatole. Eccoci. Allora, la prima è questa cintura. Questa cintura in metallo che ho trovato dai cinesi, che quando le cercavo, niente, adesso che le ho trovate da Stella Z, le trovo dappertutto dai cinesi. Le hanno messe una settimana dopo che ho guardato io che non c'erano, adesso ce ne sono 50 tipi. E intanto ho preso questa, che è fatta così. Masci, dove vai? Cosa fai? Banshee si è stufata, va via, va bene. E ho preso questa che costava 4,99, mi sembra. Che un attimo, che non capisco se è dorata o oro rosa. No, Banshee, sto facendo il video, non venire qua adesso. E comunque, o oro rosa o oro, adesso con queste luci non si capisce, c'è brutto tempo, sembra di essere di notte. No, Banshee, no. Un attimo. No. Ciao, tutto bene? Saluta, Banci saluta, ciaone e se ne va. No, dai, c'ho da fare, te le faccio dopo le coccole, promesso, promesso, ciao. Allora, una cosa la cintura, no, no, dai, ti prego, lasciami stare questi 10, 15, 20, 40, 50 minuti, faccio il video. No, davvero, vai dalla nonna. La nonna lo so che ti sta aspettando, vai dalla nonna. Altra cosa che ho preso dai cinesi è questa giacca rosso oscuro,
che però è reversibile, è una cosa bella, bellissima, meravigliosa, che è reversibile con l'interno a fiori, ha il cappuccio e come lunghezza è una lunghezza giroculo, diciamo, quindi perfetta. E costava 34,90, scontata del 20%, quindi pagata sui meno di 30 euro alla fine, che per essere roba dei cinesi, secondo me, cioè per i miei standard sono tanti soldi, però bella, comoda e poi reversibile, comodissima. E poi con l'interno a fiori, cioè per quelle come me trovare le cose carine è un casino, quindi appena l'ho vista l'ho provata, boh, presa, fine. E andiamo avanti che siamo già 5 minuti senza aver detto niente. Allora, cominciamo con l'ordine niente. Con gli acquisti che ho fatto da CEA, quindi ho riportato indietro i due paia di collant e la cintura. In cambio ho preso questo. Ah, alla fine del video metterò delle foto, però siccome non mi ricordo a cosa ho fatto le foto, a cosa no, alla fine vedremo poi in fase di montaggio cosa ci metto. Probabilmente metto anche delle foto di cose che ho provato che non ho preso, così a titolo informativo, perché insomma, secondo me è sempre utile vedere anche le cose indossate, soprattutto per quelle come noi, per capire la vestibilità, se tira o non tira. Non l'ha presa bene. Allora. Dai Banshee, torna qua. Vabbè. Allora ho preso questo vestito, tanto per cambiare di maglia. Questo è lungo, lungo, questo arriva alle ginocchia, è proprio lungo. È caldissimo, morbidissimo, cioè non so se si evince la fufolosità dal video, no, non si può evincere. E poi al collo così, ma praticamente ha fatto così, con il collo ampio, e qua c'ha il botto, e qua ha tre bottoni sull'argento decorativi. Allora, questo costava 29,90 prezzo pieno. Scontato 19 euro e quindi io l'ho pagato 8,50, 9,50, cioè 10 euro, ma è morbidissimo. Poi c'è questa fantastica, vero? Anche solo per non so, andarci in palestra, ma no, io queste me le metto per andare anche fuori, vaffanculo. Pronti? Senti? Dov'è? Aspetta. Porca miseria, vedo solo specchio, non capisco niente. La maglietta con le cattive Disney. Not sorry. Io sono un mix tra Ursula e Malefica. Ultimamente più Malefica. No, bellissima questa. Era l'unica che c'era. Infatti è un po' grande, però era l'unica, quindi ho detto vabbè, vieni. E questa è proprio Disney Original. Questa costava 14,90, scontata 9 euro, quindi pagata 4,50, vero? Cioè, fin qua ci arrivo anche io a fare i calcoli. Esatto, 4,50. Quindi voi ben capite che con tutta questa cosa, cioè io dovevo arrivare a 23 euro, 28 euro, 28. E quindi con tutte le robe scontate e scontate, cioè non capivo più, non riuscivo più a farmi i conti. Comunque questa è bellissima. Poi, siccome appunto avevo provato delle cose, però non c'era la taglia, non ero convinta, le ho lasciate lì. Per arrivare al totale, in cassa ho preso i calzetti, che vanno sempre bene, e questi sono quelli alla caviglia, diciamo, con queste simpatiche e discrete fantasie, soprattutto questa a piede pull molto discreta. E questi sono 4 paia, 7,90. E poi, sempre per arrivare al totale, che poi alla fine ho sforato, ho pure sforato di 3 euro, ma non potevo. Allora, set di 3 orecchini sul doratino, che devo dire, questi con le nappine non mi convincevano tanto, invece indossati, devo dire, molto carini. Invece questi indossati, ne. Allora, questi costavano 2,95 e scontati a 2 euro, pagati 1 euro. Cioè io quando ho visto gli orecchini a 1 euro, ciao, non capivo più niente, ho cominciato a riempire. E poi ho preso questi tappabuchi che sono
fatti a mezza perla. E qua vabbè, adesso non mette a fuoco, quindi i colori sembrano uguali. E anche visto così, aspetta un attimo. Ah, ok. Allora, la differenza è molto molto impercettibile. Queste sono più sul rosa, queste sono più sul grigetto, queste sono sul bianco rosa. E queste costavano 4,95, non si vede. Scontate 2 euro anche loro e pagate 1 euro. Poi, questi cerchietti sull'argento col brillantino Quive, che sono chiusi dietro, costavano 3,95, cioè, è tornata. E scontati 2 euro, pagati 1, perché io adesso che è inverno, comunque ho la sciarpa, tendo a evitare gli orecchini lunghi, anche se a me piacciono tanto gli orecchini lunghi tipo questi, perché poi se no con la sciarpa ho paura che ci prendo dentro, oppure non me ne accorgo, si sfilino e li perdo per la strada, poi è una tragedia, come perdere un figlio se perdo un orecchino. E quindi d'inverno uso quelli chiusi dietro, diciamo non aperti, come questi. Vabbè, insomma. E quindi infatti ultimamente ho preso solo orecchini fatti così, e questi erano carini a sé. E poi, però, siccome quando esco la sera lo stesso mi metto anche quelli aperti, perché appunto sono il mio tipo di orecchino preferito. Aspetta che è storto. Ho preso anche questi, sempre sull'argento, che hanno questa specie di simbolo dell'infinito. Tutto brillantinato, carini, carini. Costavano 5,95, vabbè. Scontati 2 euro, pagati 1. Cioè, questi 1 euro, vero? Affaro. E questo era ci ha in negozio. Un attimo che metto via e recupero lo scatolone. Allora, vabbè, questi li ho presi perché li ho presi? Ah, perché erano scontati. 7 paia di calzetti neri alla caviglia, che questi per la mezza stagione vanno bene, e io non so, continuo a comprarne, non ne ho mai. Questi costavano, boh, non si sa. Comunque scontati 1,90 euro, quindi assolutamente da comprare, perché non so se la lavatrice mangia calzetti o se sono loro che scappano di casa, non ne ho mai. Poi ho preso, perché sono io quando ho le fisse, ciao, non me le tolgo. Ho preso il vestito uguale a quello bordeaux, rosso, insomma, quello che sembra fatto Fantasia Tartan di Pile, caldissimo, morbidissimo, in grigio. Però ho preso la taglia L invece di quella. Ah, M ho preso. Perché ho preso la M? Forse c'era solo questa. Ero convinta che ho preso la L. Per quello era un po' più strettino. Vabbè, comunque va bene anche la M. Questo costava 9,90. Vediamo se riesco a recuperarmi i prezzi originali. Momento, eh. Cioè, su Cia non ti fa vedere lo storico degli ordini? Benissimo. Vabbè, comunque i calzini, boh, saranno costati sui 5 euro, 8 euro e scontati 1,90. Questo qui, forse l'ultima volta ho provato la M in camerino, visto che mi andava bene. O sono impazzita, volevo prendere la L, invece ho preso la M per sbaglio, proprio visto che ci sono tutte le taglie disponibili, chissà. Comunque questo costava 19,90 e sul sito vedo che adesso ho scontato a 12,90, invece l'ho pagato 9,90. Probabilmente era scontato, l'ho preso. Chi se ricorda, cioè, roba di una settimana fa, chi se ricorda. Poi in negozio ho provato questi pantaloni che sono super estivi, sono belli leggeri, vanno giù larghi, larghi ma larghi normali, no? Pantaloni bracaloni che io odio, hanno anche le tasche, cosa non indifferente, e sono un po' alla marinaretta con questi laccetti qua davanti, e sono righe, sono sfondo nero con le righe bianche. E questa è una taglia 44. 44-46 europea, quindi 48-50, ma sono belli leggeri e elasticizzati e devo dire mi cadevano giusti, perfetti.
in negozio c'erano solo le taglie grandi. Di questa taglia qua c'era solo col fondo blu scuro e le righe bianche, che non erano malaccio perché erano blu molto scuro che non si vedeva, però io, siccome il blu non lo uso tanto, come si vede da questo maglioncino blu che ho, no, seriamente io il blu non lo uso quasi niente, preferisco il nero che riesco anche a abbinarlo meglio. Allora, ho visto che online c'erano e li ho ordinati, insomma, invece di prendere nel negozio un colore che non era proprio il mio. E vediamo se riesco a risalire quanto cavolo costavano questi. Allora, questi costavano 24,90 in originale. Sul sito sono a 7,90 e li ho pagati 7,90 questi effettivamente sì. Però belli d'estate, sono belli leggeri. Ottimo. E poi ho preso questo vestito. È sempre tipo di una specie di pile, cioè fuori sembra pile, però dentro è tipo di felpa, non è caldissimo come non è caldissimo come quell'altro, però con la fantasia così, ciao. E in più quell'altro è dritto, proprio fatto a campana. Questo invece, non so se si vede, sì, si vede qua, che è stretto in vita e poi scende più largo e poi ha le manichine così un po' sbuffo, carino a sé. Allora, questo è una taglia XL, però secondo me è un po' rigido, cioè non si allarga tanto. Ci sto, però è della serie che ho fatica faccio fatica a respirare, cioè ci sto, ma un po' così. Quindi questo lo teniamo magari per il prossimo inverno, quando sarò dimagrita di 35 kg, no, 35 no, una decina sarebbero già sufficienti, anche perché è proprio carino, cioè bello bello bello. Allora, questo un attimo che recuperiamo il prezzo. Allora, sei. No, ha le maniche lunghe, non sei tu. Sarei tu? Sì, dovrebbe essere questo qui, vestito in pile basic a quadri, sì, dovresti essere tu. Questo costava 19,90 anche lui, scontato a 12,90 online. Io l'ho pagato 10,90. Quindi vabbè, per 10 euro, anche se non lo riesco a portare adesso, che volendo potrei lo stesso, è che è proprio, cioè si vede che è stretto, non mi sentirei molto a mio agio, però volendo, se non avessi alternative, potrei anche metterlo benissimo, però per 10 euro, insomma, se può fare. Adesso passiamo a chiavi, sono già 20 minuti, ma tanto qua poi taglio. No, non ci spaventiamo. Eccoci. Allora, Chiabì, ho ordinato un sacco di roba, ma veramente un sacco di roba, c'è tipo 200 euro di roba. Anzi, aspetta che mi preparo lo scontrino online anche di questo. No, scusate, 300 euro. Anzi, avevo superato, ero tipo 320 euro, solo che il massimo per l'iprenotazione è 300, infatti alla fine ho tolto qualcosa, sono arrivata a 296 euro, cioè era un sacchetto di roba così, pesava come me praticamente, e, però ho lasciato lì quasi tutto. Ho preso anche 3 paia di jeans della mia taglia, ma tipo impossibile entrarci, io non so. Io mi sono sempre trovata bene con i jeans di Chiabì, io non so che te a cavolo di taglia abbiano messo, cioè non riuscivo neanche a entrarci, cioè me li mettevo davanti e tipo il mio culo è questo e il jeans era così, cioè avanzava 20 centimetri di chiappa, non lo so. E comunque chi ha seguito le mie disavventure in camerino sa tutto, quindi non stiamo qui a ripetere. E se siete curiosi di seguire le mie disavventure in camerino, seguitemi su Instagram. Che si ride e si scherza, ci sono sempre cose interessanti. No, vabbè, chiuso un momento pubblicità. E quindi alla fine una mezza caporetto, cioè di 300 euro di roba, alla fine ho speso sui 50 qualcosa, ma perché ho preso anche delle cose in negozio, cioè ho preso 3 paia di collan in negozio. Allora, partiamo dalla cosa più figa, lo teniamo per ultima. Teniamo per ultima.
Ah, ok, poi mi sono dimenticata che ieri, poi tornando a casa dal centro commerciale dove sono andata a ritirare l'ordine di chiavi, mi sono fermata dai cinesi e ho preso due paia di collan, cioè una calzamaglia e questa è un collan felpato, taglia, la taglia più grande che possano concepire in Cina. E le ho provate un po' così, vedere quanto si allargano. Dovrebbero andarmi bene, speriamo, perché veramente è una tragedia queste cavolo di calze. Una tragedia. Comunque, proseguiamo con chiavi, veramente. Allora, praticamente di tutto l'ordine che ho fatto ho preso solo tre cose, poi ho preso altre cosine così che ho trovato in negozio. Allora, ho preso questa gonna color ruggine. Moro. È lunga, lunga, lunga fino ai piedi e è di cotone mistolino, chissà, vediamo se c'è. No, non c'è l'etichetta. Eccola. Un attimo. 100% viscosa. Vorrei fare la sarta. Questa è giusta, è una taglia 46-48 europea, quindi 50-52 e mi è giusta perfetta. Questa va benissimo d'estate per andare al lavoro e quindi il colore non è proprio top, però, però appunto per andare al lavoro d'estate ogni tanto le uso le gonne lunghe, quindi ottimo. E questa, un attimo che vediamo, costava 20 euro, pagata 6. Poi l'altra cosa bellissima, una felpa col cappuccio, rosa porcellino, con pushin sirenetta. Dov'è? C'è la fine del mondo, pushin sirenetta. C'ho quasi 40 anni, ma va bene così. No, è bellissima. Quando l'ho vista, ciao, non ho capito più niente. Infatti, una delle poche cose che ho preso. Allora, questa costava, dov'è, l'ho appena vista? Costava 20 euro anche lei, mi dava 18 euro sul sito e io invece l'ho pagata 12. Vero? No, aspetta, scontrino sbagliato sembrava troppo corto. Questo è lo scontrino giusto. Ah, ok. Poi mi sono dimenticata che ieri, poi tornando a casa dal centro commerciale dove sono andata a ritirare l'ordine di chiavi, mi sono fermata dai cinesi e ho preso due paia di collan. Cioè, una calzamaglia e questo è un collan felpato. Taglia, la taglia più grande che possano concepire in Cina. E le ho provate un po' così, vedere quanto si allargano. Dovrebbero andarmi bene, speriamo, perché veramente è una tragedia queste cavolo di calze. Una tragedia. Comunque, proseguiamo con chiavi, veramente. Allora, praticamente di tutto l'ordine che ho fatto ho preso solo tre cose, poi ho preso altre cosine così che ho trovato in negozio. Allora, ho preso questa gonna color ruggine, moro, è lunga, lunga, lunga fino ai piedi e è di cotone mistolino, chissà, vediamo se c'è. No, non c'è l'etichetta. Eccola. Un attimo. 100% viscosa. Vorrei fare la sarta. E questa è giusta. È una taglia 46-48 europea, quindi 50-52 e mi è giusta perfetta. Questa va benissimo d'estate per andare al lavoro e quindi il colore non è proprio top, però, però appunto per andare al lavoro d'estate ogni tanto le uso le gonne lunghe, quindi
Ottimo. E questa, un attimo che vediamo, costava 20 euro, pagata 6. Poi l'altra cosa bellissima. Una felpa col cappuccio, rosa porcellino con pushin sirenetta. Dov'è? C'è la fine del mondo, pushin sirenetta. C'ho quasi 40 anni, ma va bene così. No, è bellissima. Quando l'ho vista, ciao, non ho capito più niente. Infatti, una delle poche cose che ho preso. Allora, questa costava, dov'è, l'ho appena vista? Costava 20 euro anche lei, mi dava 18 euro sul sito e io invece l'ho pagata 12. Vero? No, aspetta, scusate, mi ho sbagliato questo. Sembrava troppo corto. Questo è lo scontrino, giusto? Allora, questa costava 20 e nell'ordine mi dava 18 euro, invece alla fine in cassa è passato 12 euro, meglio. Bellissima, questa la metto il lunedì per andare a lavorare. Allora, poi c'è un'altra cosa dell'ordine che però faccio vedere per ultima perché è la cosa più bella del mondo. Poi in negozio ho trovato questa borsina che, vabbè, adesso non si vede perché fuori è buio, qua c'è la luce gialla. Comunque è color oro rosa, proprio rose gold autentico. E costava 8 euro, pagata 4. Per 4 euro una borsina così non è grandissima, però vabbè, per uscire la sera basta che ci stia il telefono e i soldini e basta. Per 4 euro ho detto la prendo. Poi, tre paia di collan e incrociamo le dita. Allora, questi sono 200 denari XXL, costavano 6 euro pagati 4. Queste 3XL, cazzo, se non mi vanno bene queste, ve lo spacco tutto. 80 denari, perché a me, come si è capito, piacciono comunque i collan grossi, non quelli velati. Io odio i collan velati, trasparenti. E questo costava 6 euro, prezzo pieno, ma vabbè, per 6 euro ho detto 3XL, la prendo. E questa è una specie di calzamaglia, invece, o collan grosso felpato, non capisco bene. Comunque, anche questo taglia 3XL, costava 8 euro, e io invece l'ho pagata 4, mi sa. 3 euro addirittura, anche se non c'era scritto, perché come si vede, questo sarà un reso sicuramente perché non ha la confezione, era così buttato un po' così, e però l'ho preso lo stesso. Un'altra cosa che ho preso dai cinesi, mi sono dimenticata. Ho preso questi orecchini, sempre per il discorso di prima, che l'inverno uso solo gli orecchini chiusi. Che hanno un cerchietto, vabbè, non mette a fuoco. Comunque, questi sono tutti tipo brillantini e la stellina argentata. Che si sa che io quando vedo le stelline non capisco più niente. Dulcis in fundo, ma mai così letterale. Dulcis in fundo, davvero, la cosa più bella del mondo che potevo prendere. Costume di carnevale scozzese, che vabbè, si sarà già visto nell'anteprima probabilmente del video, però cioè, bello, 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 bello. Questa è una taglia 44-46, italiana 48-50. Stranamente mi va perfetta. Dopo la fine metto la foto perché è strepitosa, cioè, bello. Io non potevo non prendere il costume scozzese, cioè piuttosto non mangio per un mese, ma questo devo prenderlo. 22 euro ben spesi. Adesso devo solo trovare una festa in maschera dove metterlo perché lo so. Cioè, io devo metterlo questo a qualche occasione, ma anche se non lo metterò mai, lo metto per andare a letto, non lo so. Io questo dovevo comprarlo per forza. Cioè, per forza.
consiglio per le taglie grandi come me, se volete costumi di carnevale di taglia importante, che non costino uno sproposito, carini, fatti bene, chi ha B ne ha di bellissimi. Ne avevo preso un altro da Regina Medievale, che però era anche quasi troppo largo addirittura, il che è tutto dire, ma più che altro era lungo 1 chilometro, cioè mi avanzava tipo 50 centimetri di gonna in fondo, e poi soprattutto, do cazzo lo metto? Allora, quello a malincuore l'ho lasciato giù, però quando mi sposo lo compro, no? Quindi ciao, però questo no, non potevo non prenderlo, anche se non mi serve, se non ho feste in maschera, se non lo userò mai, cioè no, dovevo prenderlo per forza. E quindi niente, questo, mamma mia, mezz'ora è venuto fuori, adesso spero che tagliando si riesca a recuperare qualcosa, se no l'avete voluto voi, ve lo cuccate così. E niente, spero adesso però, basta vero di... Spero di non fare più video di shopping, almeno fino a fine febbraio, dai, magari l'ultima settimana di febbraio, l'ultima settimana di saldi, magari mi viene un... vado a fare un giro, però adesso basta, perché è veramente una roba esagerata. E invece, appunto, come dicevo prima, torneranno i video seri, recensioni, cose un po' più serie, meno frivole. Prometto, prometto. E i vlog della Scozia, prometto. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Baciotti a chi è arrivato in fondo. Siete sempre degli eroi. E niente, seguitemi su Facebook e su Instagram, soprattutto su Instagram, così votate i sondaggi, così se volete video più corti, votate per i video più corti. Ok? E buon weekend. Anche se ormai ora che carico il video sarà domenica sera, il weekend sarà passato. E ciao e baciotti.